La collaborazione con Sofi nasce dal mio desiderio di poter condividere lo spazio di una canzone con qualcuno. Io nutro nei suoi confronti una stima enorme, trovo che il suo talento sia di grande ispirazione e tanto tanto luminoso. È un piacere per me averla al mio fianco a cantare questo pezzo che è Falene. Falene è una canzone dal respiro internazionale perché ci sono due lingue diverse che si incontrano, l'italiano e l'inglese. Sofia è stata bravissima a entrare con grande dignità nell'italiano, io con grande timore sono entrato nella sua lingua inglese. La parola chiave del pezzo è proprio la parola inclusione, anche linguistica. Io credo che la musica in generale insegni a come convivere con il buio. Quando si dice ho trovato una luce, ho rincorso una luce, ecco, io penso più che altro al fatalismo che è proprio delle falene. In realtà, quando qualcosa ti insegna a come dare uno spazio alle cose anche nel buio, ecco, io credo che quella sia la cosa più importante. Quindi la musica mi ha proprio insegnato a convivere con il buio. Io credo che un po' come tutti gli artisti, insomma, la mancanza del palcoscenico sia la mancanza più grande che abbiamo. In generale, il mondo dello spettacolo è stato il settore più colpito anche dallo stress economico dovuto a questa emergenza sanitaria. Tornare su un palco mi manca tantissimo, mi manca sentire cantare le persone, mi manca anche essere spettatore di un concerto. Io credo che la ripartenza del mondo dello spettacolo sia un segnale importantissimo. La creatività ora più che mai è necessaria per capire, per metabolizzare, per assorbire la confusione del periodo storico che stiamo vivendo. Per me sarà un piacere quest'estate suonare dal vivo in un live acustico, piano e voce, e poi in inverno invece a presentare la geografia del buio. Io sono un grande fan di tutto il mondo dei tormentoni estivi, a partire dalla tradizione adolescenziale che mi vedeva protagonista a ballare davanti alla televisione con la SketchUp, fino ad arrivare ai giorni nostri. Mi piace molto lo spirito leggero che c'è durante l'estate, mi piace molto potermi lasciare andare anche a tematiche un po' più leggere. Insomma, io Sofi l'ho conosciuta proprio attraverso l'estate. Lei è stata il successo europeo più grande dell'anno scorso con Hypnotized, e non a caso oggi è qua a condividere con me la canzone che è Falene. Nella copertina del singolo c'è la mia schiena nuda, perché il concetto alla base di tutti i visual che riguardano falene è il concetto di metamorfosi. Le falene sono animali notturni e tutti una volta nella vita ci siamo sentiti animali notturni, animali che non hanno trovato il loro posto alla luce del giorno. E questa schiena è una metamorfosi di questi animali notturni, del racconto del loro spazio all'interno del mondo.